Entro giugno dovrebbe completarsi la fase vaccinale in Italia e quindi anche a Nord-Est, lo ha comunicato il commissario Domenico Arcuri. Il Veneto ha preventivato una quota di vaccini per la prima fase pari a 185.000 dosi. E c'è stata un'accelerazione che era poi l'accelerazione che aveva anche anticipato il Presidente dicendo che si comincerà a vaccinare dopo l'Epifania, no? Quindi l'accelerazione è che entro la prima metà di gennaio arriveranno le prime dosi e si inizierà a vaccinare il primo comparto, ossia ricordiamolo, il primo comparto è tutto quello del mondo sanitario e il mondo dell'RSA. Ci è stato chiesto anche, ma cosa pressoché impossibile, insomma, di avere entro fine settimana una preadesione di chi si farà il vaccino. Una preadesione di chi si farà il vaccino, ma cosa che le regioni hanno detto, se non ci sono già le indicazioni, insomma, diventa un po' impossibile. E quindi entro questa settimana, insomma, entro fine settimana. Da qui, insomma, il commissario si è comunque impegnato a mandare entro l'inizio della settimana, quindi oggi in teoria, e poi noi lo distribuiremo, insomma, all'interno dell'azienda sanitaria, un bugiardino già, diciamo, tradotto con le indicazioni, insomma, per quanto riguarda appunto il vaccino Pfizer da distribuire, insomma, all'interno delle aziende sanitarie. Questa arriverà fino a fine febbraio, questa prima fase, poi comincerà la seconda fase e poi la terza fase. Quindi per giugno, le indicazioni sono che per giugno il commissario pensa di aver completato la vaccinazione complessiva sempre su base volontaria. Prima li facciamo in massa alla popolazione e quindi avremo gli operatori sanitari, come ha detto l'assessore, poi avremo la popolazione generale suddivisa in soggetti ultra sessantenni e categorie a rischio e poi se avremo il vaccino anche popolazione generale, quindi l'adesione va valutata in rapporto a questo e quindi io non so se saranno 2 milioni e mezzo, se saranno 4 milioni e mezzo. Dipenderà uno dalla disponibilità del vaccino e due anche dalla percezione del rischio dei soggetti appartenenti a questi target.